Buonasera. Buonasera e benvenuti alla Scuola Normale Superiore. Due sole parole di benvenuto da parte mia come ospite pro tempore in questo palazzo. Sono un po' di anni che ospitiamo iniziative della LILT alla scuola, ma mi fa comunque piacere ripetere cose che ho già detto, ovvero che siamo contenti di ospitare queste iniziative che sono importanti, come altre iniziative dove la scuola ha il piacere di essere un contenitore gradevole per iniziative rilevanti di interesse per l'intera cittadinanza. Questo è sicuramente il caso per le iniziative della LILT e quella di oggi in particolare. Io ho conosciuto Maricia poco dopo essere stato eletto ed è iniziato un percorso immediatamente insieme alla LILT che ha visto coinvolti molti di voi in varie iniziative qui alla scuola. Devo dire, per la prima volta mi sembra che posso fittare, come si dice tecnicamente, nel senso che per la campagna del Nastro Rosa non sono stato in condizioni di presentarmi in maniera adeguata. Ho fatto alcuni tentativi ma sembravano inopportuni e quindi finalmente siamo arrivati al Nastro Azzurro e io posso fare la mia bella figura mettendomi in tinta, come peraltro ha fatto la nostra Presidente, devo dire impeccabile come sempre. Quindi una giornata, una serata abbastanza serrata come interventi, l'avete visto, e ricca di stimoli per tutti quanti noi. L'ho detto già ad alcuni, ma lo dirà meglio di me la Presidente, questo è un intervento e uno stimolo a tutto tondo sull'aspetto della prevenzione. Siamo in azzurro, abbiamo il fiocco azzurro, ma vogliamo guardare in maniera più ampia al significato della prevenzione e ai vari ambiti in cui vogliamo intervenire. Quindi anche nella discussione che abbiamo previsto consideratevi liberi di intervenire anche su altri aspetti. Abbiamo immaginato un primo saluto istituzionale mio, ma soprattutto un saluto da parte della Presidente che ci parlerà anche dell'organizzazione della giornata. Io vi ringrazio di essere qui, vi preannuncio che alla fine spero sarete tutti i nostri ospiti per un rinfresco nella stanza qui davanti. Do il benvenuto ancora una volta a tutti quanti, anche agli amici tra voi, in particolare ad Antonella Bertossi, che sono molto felice che sia qui con noi e che abbia coordinato la struttura di questo intervento. Ringrazio anche lei per questo e ancora una volta a tutti quanti voi. Maricia. Buonasera, vi ringrazio di essere tutti qui con noi stasera. Come io amo spesso ripetere, le associazioni di volontariato sono come un pentagramma in cui la melodia non si spande se non ci sono le note su quel pentagramma. Quindi io vorrei ringraziare tutti voi che siete le note di stasera. Prima di tutto vorrei ringraziare i nostri relatori, e scusatemi se do la precedenza alle due colleghe della serata, alla dottoressa Antonella Bertozzi e alla professoressa Fabiola Paiar. Vorrei ringraziare il professor Selli, il dottor Francesca e il dottor Palicchi. Un altro particolare benvenuto a un'altra nota di questa melodia, che è il nostro testimonial, Paolo Ghezzi, che ormai da tanti anni ha scelto, fra virgolette, ma diciamo accetta di buon grado, di fare il testimonial ad una campagna non semplice come quella del Nastro Azzurro. Perché mentre del Nastro Rosa si parla molto, del Nastro Azzurro c'è ancora bisogno di far conoscere la campagna e c'è ancora bisogno di spronare i pazienti perché vengano a fare le visite di medicina preventiva. Le altre note di stasera sono rappresentate dalle associazioni che sono qui con noi, che sono veramente tante e che pregherei poi in seguito di prendere la parola e di presentarsi. E dai ragazzi dell'Erasmus, a cui io tengo in modo particolare, perché esiste una convenzione nazionale fra la LILT e l'Erasmus che ci aiuteranno a portare avanti molte delle nostre campagne. Ovviamente le nostre note stasera sono anche il dottor Michele Cristofano, che rappresenta l'azienda ospedaliera, e il dottor Figlini, che rappresenta, come ha detto stamattina un mio paziente, i medici personali. Mi è piaciuta molto questa definizione, voglio parlarne col mio medico personale, mi ha detto un signore stamattina in ambulatorio. Quindi ringrazio ancora tutti, ovviamente
il consiglio della LILT, tutti i volontari. Ringrazio il professor Beltra e la scuola normale. La scuola normale per noi ormai è un ambiente familiare, è un ambiente noto, e direi che fra tutte le note io posso paragonare senza dubbio il professor Beltram al fa, perché è una persona del fare, cioè lui è sempre pronto e disponibile a scendere in prima linea e a impegnarsi in prima persona, come ha fatto stasera, con noi in tutte le nostre campagne. Quindi non vi rubo altro tempo, direi di chiamare immediatamente qui la dottoressa Antonella Bertozzi e il dottor Alessandro Paolicchi, che rappresentano la nostra chiave di violino, che è sempre all'inizio di ogni pentagramma. Grazie. Allora, buonasera. Benvenuti a questo breve incontro organizzato dalla LILT come allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di una patologia importante come quella del tumore prostatico, ma non solo, anche per altre patologie dell'apparato genitale maschile. Io sono il dottor Alessandro Paolicchi, sono un medico dell'azienda ospedaliera universitaria pisana, mi occupo di diagnostica per immagini e ho il compito di fungere da moderatore di questo incontro. Vorrei ringraziare oltre innanzitutto il professor Beltram che ci ospita in questo fantastico ambiente, ma vorrei ringraziare la LILT proprio per queste campagne di sensibilizzazione che forniscono un ottimo strumento per l'opinione pubblica per ricordare a tutti che prevenire è meglio che curare, e perché attraverso i suoi spazi ambulatoriali che spesso organizza fornisce una finestra ulteriore per l'utenza, per l'approccio al servizio sanitario. Parleremo di quelle che sono le linee guida nella prevenzione di queste malattie dell'apparato genitale maschile, parleremo di diagnosi, di terapie, quelle che sono diciamo, a disposizione allo stato attuale, e ne parleremo con i massimi esponenti scientifici dell'azienda ospedaliera universitaria in questo settore, a cominciare a fianco a me dalla dottoressa Maria Antonella Bertozzi, che dirige l'unità operativa di andrologia, e a seguire in ordine alfabetico il dottor Francesco Francesca, direttore dell'unità operativa di urologia seconda ospedaliera, la professoressa Fabiola Pagliar, direttrice dell'unità operativa di radioterapia, e il professor Cesare Selli, direttore dell'unità operativa di urologia universitaria. Direi a questo punto di cominciare, quindi do subito la parola alla dottoressa Bertozzi per l'inizio della seduta. Grazie Alessandro, anch'io esprimo un ringraziamento sia alla dottoressa Mancino, che è il presidente della LILT, un presidente molto attivo, che al professor Beltram, che è direttore di una scuola prestigiosa in tutto il mondo. E entriamo subito in argomento. Secondo uno studio coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, a 5 anni dalla diagnosi di patologia neoplastica, e lo studio è stato svolto su 11 milioni di pazienti in 30 paesi europei, la sopravvivenza a 5 anni aumenta in maniera significativa. Passi avanti sono stati fatti anche nel nostro paese, eppure devo dire che esiste ancora una disparità per quello che riguarda specificamente la prevenzione e la diagnosi precoce fra la popolazione femminile e la popolazione maschile, a netto svantaggio di quest'ultima. Per questo un incontro come quello di oggi riveste un'importanza davvero significativa. Le patologie neoplastiche in generale, nello specifico quelle che interessano l'andrologo e l'urologo, sono incrementate negli ultimi 20 anni. Questo particolarmente per il tumore al testicolo, sul quale io mi soffermo in questa chiacchierata. Tumore del testicolo che è la principale neoplasia solida del maschio fino ai 40 anni di età. Io mi riferisco a quello seminale, ma non desidero entrare in addentrarmi nelle caratteristiche istologiche, anatomopatologiche e nella classificazione.
perché desidero piuttosto sottolineare alcuni aspetti che hanno a mio avviso un riverbero sociosanitario e un riverbero importante per quello che riguarda la prevenzione. Come tutte le neoplasie, anche per il tumore del testicolo esistono dei fattori predisponenti sui quali si può agire veramente poco. Però l'incremento statisticamente molto significativo per il tumore del testicolo è del 70% negli ultimi 20 anni, fa ovviamente pensare anche a delle modificazioni socioculturali. Per ciò che riguarda gli elementi non modificabili, senz'altro la presenza del criptorchidismo, della microlitiasi, poi ne sentiremo parlare, testicolare, ma anche le malattie genetiche. Fra queste particolarmente la sindrome di Klinefelter, che è la malattia rara più frequente nella popolazione, e altri tipi di patologie disgenetiche, tipo la Lawrence and Biedel-Mun, la Noan-Turner e la sindrome di Morris, che ho avuto l'opportunità di vedere personalmente e che è molto rara ma particolarmente caratteristica, perché esprimono i pazienti un fenotipo del tutto femminile, anzi viene detta anche la sindrome della bella donna, con un genotipo tipicamente maschile, tant'è che la diagnosi spesso viene posta per l'intervento per ernia inguinale, che è rara fra il resto nel sesso femminile, che in realtà poi risulta essere il testicolo, la gonade a livello del canale inguinale. E ancora i bimbi nati cosiddetti small for date, quindi di basso peso, e la presenza di atrofia, ipotrofia testicolare e di infertilità, e su questo aspetto poi mi soffermo un momento perché è molto importante e purtroppo la prevenzione non ne tiene per niente conto. L'incidenza però, come vi dicevo, così elevata negli ultimi 20 anni, chiama in causa anche qualche cosa di esterno, quindi delle modificazioni socioculturali, intendendo con questo termine modificazioni ambientali, modificazioni di abitudine e modificazioni alimentari. Esistono delle pubblicazioni recentissime ma molto dettagliate sull'incremento dell'incidenza del carcinoma testicolare, del tumore testicolare, nell'esposizione ai pesticidi e ad altri endocrine disruptors. E questo, considerate, molto interessante, perché gli stessi elementi che determinano la genesi più frequente del tumore testicolare sono responsabili anche gli stessi elementi responsabili anche dell'infertilità. Quindi vedete l'importanza, tant'è che l'infertilità si esprime nel 60% dei pazienti col tumore testicolare, quindi l'importanza di questo link proprio in ottica della prevenzione. Sia il tumore testicolare che le anomalie del liquido seminale, che è scaduto moltissimo come caratteri, come caratteristiche, sia per il numero che per la morfologia, per la motilità, per la frammentazione del DNA. Qua in sala presente fra il resto la dottoressa Voliani, che è il direttore del nostro laboratorio, che ha messo su veramente un laboratorio, devo dire, di eccellenza, lo posso dire perché io non ci lavoro, quindi ecco. E quindi queste caratteristiche scadute vanno di pari passo con l'aumento anche dell'incidenza del tumore da quando i pesticidi vengono usati in maniera molto frequente. Fra il resto sono 1500 i principi attivi e 40.000 formulazioni. È vero che l'Istituto Superiore di Sanità e l'Associazione dei Consumatori segnala, secondo le pubblicazioni del professore Luisa Cristiani, che è in sala e che saluto affettuosamente, segnala che l'Italia è uno dei paesi a più alto controllo dei residui negli alimenti. Tuttavia, ovviamente 40.000 formulazioni non sono state testate con rigore scientifico. E se dobbiamo parlare di sostanze che determinano un'alterazione, cosiddetta endocrine disruptor, dobbiamo per forza chiamare in causa anche gli additivi alimentari. È chiaro che sui pesticidi ci facciamo veramente poco come prevenzione, perché hanno tempi di dimezzamento, alcuni molto lunghi, quindi hanno contaminato le falde acquifere, per cui un residuo c'è per forza negli alimenti. Per quello che riguarda gli endocrine disruptor di origine alimentare, ci sono alcuni che sono
non voluti, come per esempio i metalli, gli ftalati, che vengono rilasciati nelle derrate alimentari conservate in maniera anomala, ma ci sono altri che sono voluti. Pensate agli addensanti, agli emulsionanti, ai chiarificanti, ai coloranti. Viene usata l'anilina, che si utilizza per colorare i pezzi anatomici. E quindi molte sostanze che possiamo suggerire ai nostri pazienti di evitare. E poi, quando parliamo della contaminazione ambientale, dobbiamo ricordare che la contaminazione di gran lunga più accentuata è quella dovuta all'addiction, e anche in questo senso ci sono delle pubblicazioni molto interessanti, molto recenti, sull'utilizzo in particolare della cannabis sativa, quindi del tetraidrocannabinolo. Sia che lo spinello venga utilizzato in maniera costante, cronica, sia che venga utilizzato, diciamo, saltuariamente, come di solito è caratteristico nei soggetti che lo utilizzano al fine settimana. Ma è una osservazione peculiare questa, che però non ci deve stupire se pensiamo a due caratteristiche del tetraidrocannabinolo. La prima è che è altamente liposolubile e che quindi viene dismessa quotidianamente dal tessuto adiposo, che è rappresentato in tutti, anche nei soggetti più longilinei, viene dismesso quotidianamente, per cui se uno lo fuma anche una volta alla settimana ha uno steady state costante che determina un'azione negativa. L'altro aspetto è che in due ore gli endocrine disruptor, in particolare la cannabis, comporta una alterazione totale dei meccanismi di controllo endocrino, e per il testicolo è soprattutto neuroendocrino, ma anche paracrino e autocrino, determinando così, perlomeno questa è l'ipotesi ma sembra acclarata, l'inizio della carcinogenesi. Rapidissimamente vi dico due cose. La prima è che non esiste assolutamente la prevenzione per quello che riguarda l'uso di cannabis, ma anche l'uso di altre sostanze, perché non è che sia solo la cannabis che determina questo problema. Il tetraidrocannabinolo comunque è la prima sostanza a causa di infertilità in America, e considerate che anche in Italia l'infertilità è una patologia sociale, interessa più del 20% delle coppie in età fertile, quindi con una causa maschile nel 50% dei casi, una concausa nel 20%. Quindi se collegate la faccenda che l'infertilità è legata nel 60, è presente nel 60% dei tumori del testicolo con la frequenza dell'infertilità, vedete che la prevenzione è, diciamo, obbligatoria in questo campo. La regolazione del testicolo è una regolazione neuroendocrina, quindi due centri a livello del sistema nervoso centrale, ipotalamo, ipofisi, sintesi del GnRH, liberazione di gonadotropine e sintesi del testosterone, e è una regolazione comportamentale a livello dell'area preottica mediale, sempre cerebrale, che integra tutte le afferenze dall'esterno, visive, olfattive, di desiderio, di sogno, eccetera, e le integra, le rielabora, e con un meccanismo dopaminergico manda un segnale specifico a seconda di quelle che sono prevalenti. Però fra l'ipotalamo e l'area preottica mediale esistono dei neurotrasmettitori a piccole molecole, come l'epinefrina, la norepinefrina, l'ossido nitrico, la dopamina, che determinano un controllo anche non solo dell'attività sessuale ma e dell'attività riproduttiva, ma anche addirittura quella comportamentale. Se tutto questo va bene ed è espresso adeguatamente, allora a livello del testicolo si ha un controllo paracrino del GnRH, che è sintetizzato nella cellula del Sertoli e inibisce la sintesi ormonale a livello della cellula dell'Heidegg, del GHRH, che è l'ormone della crescita, ma è presente a livello del testicolo, dove determina la differenziazione ottimale dei tessuti testicolari, e del CRH, che è l'ormone dello stress per eccellenza, ma a livello ipotalamico blocca il GnRH, perché ovviamente quando l'organismo è sotto pressione la parte sessuale è l'ultima che interessa, ma a livello del testicolo esercita un'azione di controllo enorme sulle endorfine presenti proprio a livello del tessuto laidigiano.
cosa succede con gli endocrine disruptor? Questo triplice controllo viene alterato completamente e in particolare col tetraidrocannabinolo si assiste a una direi iperespressione dei recettori per i cannabinoidi che, guardate caso, sono presenti a livello centrale e a livello testicolare, e viene alterata completamente la struttura normale dei tessuti testicolari con un'induzione verso la carcinogenesi. Fra l'altro, il tetraidrocannabinolo è in grado di dare una lesione diretta tubulare ai tubuli seminiferi ed è in grado anche di alterare la utilizzazione dei glicidi intratubulari, tant'è che è un reperto frequente all'autopsia che gli utilizzatori di sostanze d'abuso hanno una diminuzione del peso del testicolo e delle vescichette seminali. Alessandro, se sforo, chiamami che... No, ci siamo. Mi fermo nel subito. Nel senso, siamo adesso al limite. Ecco, quindi cosa, saltiamo allora un pochino e diciamo cosa si può fare per la prevenzione del tumore. Ovviamente per la prevenzione primaria del tumore si può fare una campagna di informazione su tutti, non soltanto diciamo le associazioni eccetera, ma proprio a de persona e in famiglia che si fa questa campagna di prevenzione, dicendo cos'è che altera la funzione testicolare o che concomita ad alterare la funzione testicolare. La prevenzione secondaria ovvia è quella più importante, la diagnosi precoce è quella che permette una sopravvivenza quasi nella totalità dei casi. Perfetto. Allora va bene, allora volevo dire altre cose, ma mi fermo qui, si dicono in discussione. Grazie, dottoressa. Vai Alessandro, ci racconti. Allora, dunque. Vado così diretto? Basta andare avanti indietro. Così. No. Benissimo, allora a me il compito di parlare brevemente di quello che è il ruolo del radiologo nella patologia prostatica. La ghiandola prostatica può essere assimilabile morfologicamente ad una castagna con una porzione centrale e una porzione periferica, strutture differenti, e che è responsabile poi della compressione sull'uretra con i noti fenomeni ostruttivi. La metodica però più utilizzata in diagnostica per la prostata è l'ecografia, metodica d'utile e di largo uso, non la fanno più soltanto ovviamente i radiologi, ma lo fanno tutti gli specialisti di ogni branca e in special modo gli urologi. L'ecografia viene effettuata con approccio sovrapubico, cioè dall'esterno, in cui si può osservare la morfologia, la volumetria della prostata. Si può osservare la vescica e quindi gli eventuali fenomeni di stagno che la patologia ostruttiva può determinare, mentre l'altro approccio è quello transrettale, con la sonda appunto inserita nel retto, in cui il contatto quasi diretto con la ghiandola, sulla sua interposizione alla parete del retto, consente una esplorazione ecografica maggiore perché più adeguata alla struttura vera della ghiandola. Quindi possiamo rilevare alterazioni strutturali in maniera più evidente che con l'approccio sovrapubico. La metodica ecografica nell'ambito della diagnosi del tumore prostatico ha una sensibilità che non è, diciamo, molto elevata. Noi cerchiamo in alcuni casi di aumentare questa sensibilità con l'uso, ad esempio, del color Doppler, come vedete da questa immagine, un aumento della vascolarizzazione, oltre che dimostrare fenomeni infiammatori in atto, può rilevare in alcuni punti una neoangiogenesi, magari ulteriormente amplificata dall'uso di mezzo di contrasto ecografico, che rilevare ancor più in qualche area della ghiandola prostatica un ulteriore aumento di vascolarizzazione. Ma le diagnosi precoce la fanno gli urologi. Fanno gli urologi nel loro ambulatorio attraverso la visita, attraverso appunto l'esplorazione rettale, l'ecografia transrettale, la valutazione dell'antigene prostatico, tutte cose di cui gli specialisti urologi poi vi parleranno. Nei casi sospetti viene effettuata la biopsia, biopsia che viene effettuata sotto guida ecografica, nella sede di sospetto palpatorio o ecografico, o in caso in cui non vi sia un'area specifica di sospetto, con un campionamento su larga area, quindi con punti già preordinati, per avere una tipizzazione istologica di una superficie più ampia possibile della ghiandola prostatica.
La risonanza magnetica qual è il ruolo? È un ruolo, diciamo, fino ad oggi di secondo livello, nel senso che veniva utilizzata per la stadiazione loco-regionale in casi in cui il tumore prostatico era già identificato, per valutare lo sconfinamento extracapsulare della lesione. In virtù della sua panoramicità, della sua capacità di identificare nello stesso momento più strutture tissutali e valutare nel contesto di esse anche eventuali alterazioni, viene utilizzata appunto per valutare i rapporti che questa lesione, benigna in un caso, sempre ipertrofia prostatica, o maligna nel caso della lesione adenocarcinomatosa del tumore prostatico, ha sconfinato. E per esempio nel tumore prostatico è importante valutare lo sconfinamento posteriore dove c'è il plesso vascolare, il plesso nervoso, per poter dare una previsione di risparmio del plesso prima di un intervento. L'esame viene effettuato con l'utilizzazione di bobine che sono come una sorta di microfoni applicati sulla superficie, sull'addome, o meglio ancora inseriti nel retto del paziente, mediante il quale il segnale viene riportato quindi all'apparecchiatura e quindi ricostruito nella maniera più adeguata possibile. Oggi abbiamo apparecchiature di risonanza magnetica che consentono di effettuare studi aggiuntivi. Si parla di risonanza magnetica multiparametrica, cioè di effettuare ad esempio uno studio di diffusione in grado di analizzare il grado di proliferazione cellulare all'interno di una particolare area della ghiandola, lo studio di perfusione dopo somministrazione di mezzo di contrasto, che permette una precisa valutazione di un'area attraverso la vascolizzazione di una particolare area che evidentemente in virtù della neoangiogenesi è sospetta di cancerizzazione, e la spettroscopia che riesce a valutare il metabolismo attraverso il dosaggio, il calcolo della concentrazione di tre sostanze che sono il citrato, la creatina e la colina, che in determinate, diciamo, quantità pongono, in determinate percentuali pongono il sospetto di una lesione carcinomatosa. Esiste anche la possibilità di fare una biopsia adesso sotto guida REM, perché abbiamo dei kit, dei materiali che sono compatibili con l'esposizione di un campo magnetico, per cui se c'è un'area di sospetto si può anche effettuare il centraggio con risonanza magnetica e biopsiarla. In sintesi, il carcinoma prostatico viene valutato con le metodiche di ecografia e di risonanza magnetica per quanto riguarda la stadiazione locale, mentre per quanto riguarda l'eventuale sconfinamento e l'impegno metastatico linfonodale o a distanza ulteriore, quindi organi parenchimatosi e scheletro, con metodiche diagnostiche di secondo livello quali la risonanza magnetica e la TAC. L'insieme di queste informazioni, quindi il volume del tumore, lo stadio locale di malattia, l'eventuale metastatizzazione e il grading istologico che la biopsia ci ha fornito, dà all'urologo le informazioni necessarie per stabilire l'approccio terapeutico. Lascio quindi a questo punto la parola alla... Facciamo un cambio... In modo da stabilire... Esatto, sì, sì, sì. Bravo, Alessandro. Francesca. Buonasera a tutti. Grazie al nostro ospite che mi ha permesso di vedere dopo 19 anni questa meraviglia di questo istituto sovranazionale che è la Scuola Normale Superiore. Il mio compito da clinico è quello di parlare ovviamente del tumore più frequente nel maschio, che è il carcinoma prostatico, che rappresenta il primo tumore solido nel maschio. Pensate che in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati, finalmente abbiamo dei registri di tumore abbastanza adeguati e precisi, quasi 35.000 nuovi casi di tumore. Il tumore prostatico però non rappresenta la causa principale di morte per molti pazienti che ne sono affetti. Come mortalità si colloca al terzo posto dopo il tumore del polmone e il tumore del colon. Nel 2002, quindi
15 anni fa quasi il tumore prostatico era molto meno frequente, era al secondo posto in questa infausta graduatoria, nel tempo quindi c'è stato un aumento in tutti i paesi occidentali. Attualmente il tumore della prostata viene diagnosticato in oltre 200 soggetti su 100.000 abitanti nel nord e nell'ovest dell'Europa. Negli Stati Uniti è leggermente superiore perché c'è il fattore razziale, gli afroamericani hanno una probabilità di ammalarsi due volte superiore rispetto ai caucasici, quali siamo noi. Pensate che il costo sanitario valutato e pubblicato dalla Società Europea di Urologia per quanto riguarda il trattamento del carcinoma prostatico in Europa nel 2013 è stato di oltre 8 miliardi di euro, che pur tuttavia, pur essendo la malattia molto lunga nella sua storia naturale, quindi ha una prevalenza molto elevata, rappresenta solo il 7% della spesa sanitaria per il trattamento oncologico. Il fatto che sia al primo posto come incidenza e al terzo come mortalità evidentemente è il frutto di due fattori convergenti. Non tutti i tumori della prostata sono uguali, ci sono forme più aggressive e forme meno aggressive. Fino a poco tempo fa non eravamo in grado di distinguerle, oggi, grazie ai radiologi, grazie alla risonanza magnetica multiparametrica, siamo in grado di avvicinarci a questa separazione di aggressività. Il fatto che abbiamo molte armi affilate, terapeutiche, che devono però essere spese nel corso della storia, della lunga storia naturale della malattia, nei momenti più opportuni, proprio per non privarcene quando ci sarà più bisogno. Il clinico oggi ha il compito, e nel counseling con il paziente questo emerge frequentemente, di trasformare quella che può essere, per quanto sia possibile nelle mani umane, chiaro, quella che può essere una malattia potenzialmente mortale come un tumore, in una malattia cronica con il quale il paziente deve convivere, possibilmente regalando a lui, cosa fondamentale oggi, una buona qualità della vita, e quella che sarà la causa di morte molto probabilmente non sarà il carcinoma prostatico. Quindi è una nota estremamente incoraggiante il fatto che oggi abbiamo a disposizione tantissimi presidi terapeutici per governare questa malattia. Ci sono dei fattori di rischio per ammalarsi, sono fattori ambientali, sono fattori genetici, sono fattori razziali. In sintesi, gli afroamericani, l'abbiamo già detto, hanno una probabilità doppia rispetto al caucasico di ammalarsi. Gli orientali hanno un'incidenza di tumore, alludo cinesi, giapponesi, thailandesi, molto inferiore rispetto ai paesi occidentali cui noi apparteniamo, ma se vengono trasferiti negli Stati Uniti hanno o tendono ad avere lo stesso rischio di sviluppare nel corso della vita un carcinoma prostatico rispetto a coloro che sono nati in questo paese, negli Stati Uniti d'America. Quindi ci sono sicuramente dei fattori ambientali, non tutti noti. Certamente la dieta è importante. Gli studiosi dell'epidemiologia ci dicono che l'uso di sostanze antiossidanti, in particolare le crucifere, quindi cavoli, cavolfiori, broccoli, sono particolarmente protettivi nei confronti dello sviluppo di molti tumori, proprio per le caratteristiche antiossidanti di alcune loro componenti. Il licopene, che è un pigmento carotenico presente nei pomodori, quindi la dieta mediterranea chiaramente è particolarmente indicata. Evitare il più possibile il colesterolo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità già ci ha ricordato quanto sia discutibile alimentarsi con uno dei cibi più frequentemente diffusi in questa splendida regione, che è la carne rossa, non dobbiamo abusarne, l'obesità, proprio per l'elevato contenuto di grassi presenti nell'organismo, è un fattore di rischio per lo sviluppo di questo tumore. D'altro canto il colesterolo è un precursore degli ormoni sessuali, sia estrogeni sia androgeni, e il tumore prostatico non si sviluppa in linea di massima se non c'è un'adeguata produzione di testosterone o comunque di androgeni nell'organismo, tanto che una delle terapie farmacologiche più efficaci, alla quale risponde ben l'80% dei pazienti malati di tumore prostatico, è proprio la soppressione androgenica. Nell'ambito della prevenzione, quindi prevenzione primaria, potrebbe essere uno stile di vita adeguato, mangiare
dieta mediterranea, per sintetizzare, movimento fisico, che fa sempre bene, i nostri ipertensivologi, i nostri cardiologi ci invitano a fare almeno una mezz'ora, se non più, di camminata veloce ogni giorno. Fare attività fisica è fondamentale, e anche nei pazienti già affetti da malattia avanzata prostatica l'attività fisica, non entriamo nei particolari, è di particolare importanza per mantenere la massa muscolare e ridurre la massa grassa. Esiste poi la prevenzione secondaria, la cosiddetta diagnosi precoce, e il tumore della prostata si presta per l'economicità degli esami necessari per individuare soggetti a rischio allo screening di massa. Tutti sappiamo che nell'ambito del carcinoma del colon, nell'ambito del carcinoma della cervice uterina, la mortalità si è notevolmente ridotta da quando si eseguono sistematicamente rispettivamente il sangue occulto nelle feci, che porta poi alla coloscopia, piuttosto che al pap test, che conduce a una diagnosi precoce di sospetto tumore del collo uterino, e questo ha modificato radicalmente la sopravvivenza dei pazienti. Nel caso della prostata questo è oggetto di forte discussione. Oramai è stato pubblicato già da anni, nel 2009, uno studio importantissimo europeo multicentrico che ha reclutato qualcosa come 180.000 soggetti divisi in due gruppi, coloro che facevano screening di massa con un banale PSA, un dosaggio del PSA, e un'esplorazione rettale secondo determinati intervalli, annuale o biannuale, e coloro che non lo facevano, facevano eventualmente PSA, l'esplorazione rettale, al momento dell'insorgenza dei sintomi. Ricordo che i sintomi del carcinoma prostatico sono assolutamente aspecifici, sono gli stessi sintomi, l'ha detto Alessandro Paolicchi, dell'ipertrofia prostatica. Quando aumenta il volume della prostata, e questo avviene ahimè già dopo i 30 anni, ci possono non essere disturbi dello svuotamento vescicale, che sono la caratteristica frequenza, urgenza menzionale, difficoltà allo svuotamento della vescica. Nel caso del carcinoma della prostata nulla di differente rispetto all'ipertrofia prostatica benigna. Quindi basarsi sui sintomi per avviare un workup diagnostico atto a individuare il carcinoma prostatico non ha molta efficacia a scopo preventivo. Bene, questo studio ha raggiunto l'obiettivo di dimostrare che facendo uno screening di massa c'è una riduzione della mortalità di oltre il 20%, 21,5%. Quindi ha raggiunto l'obiettivo. Screening di massa, allora dobbiamo tutti quanti sottoporci allo screening di massa, noi maschi? La risposta è ni, nel senso che per salvare una vita umana, questo studio pubblicato nel 2009 sul New England Journal of Medicine ha dimostrato che dobbiamo trattare qualcosa come 48 soggetti. Di questi 48 soggetti trattati, quindi sottoposti a un trattamento curativo come la prostatectomia radicale o la radioterapia con intento definitivo, non tutti avrebbero probabilmente sviluppato un tumore aggressivo. Abbiamo detto all'inizio ci sono forme aggressive e forme meno aggressive. Quindi rischiamo un eccesso di diagnosi, un eccesso di trattamento in una certa quota di pazienti. Quando poi si vanno a valutare a distanza di oltre 9 anni, e abbiamo già un follow-up a questo punto di 12 e più anni, questa forbice si riduce, attenzione, quindi per salvare una vita umana può essere necessario trattare non più 48 pazienti come all'inizio, ma 11, 9. Quindi più passa il tempo e più sembra che un trattamento precoce, conseguente a una diagnosi precoce di carcinoma prostatico, possa essere di beneficio per la sopravvivenza. Rimane il fatto che molti tumori sono detti clinicamente insignificanti, perché lì possono rimanere per tutta la vita. Si dice, e ci sono prove autoptiche, che se qualcuno di noi ha la fortuna o la sfortuna di vivere fino a 90 anni, probabilmente avrebbe un tumore latente all'interno della sua prostata, quindi c'è una correlazione con l'età molto, molto forte. Allora cosa fare per limitare l'impatto di un trattamento curativo che porta sicuramente nell'immediato alla penalizzazione degli effetti collaterali del trattamento, sia essa la perdita della potenza erettile, sia essa l'incontinenza, per quanto oggi è per lo più temporanea, siano esse le conseguenze delle radiazioni sulla vescica, la cistite attinica, che comporta una qualità della vita sgradevole. Quello che noi possiamo fare è offrire al paziente, attraverso ovviamente un'opera di
counseling, quindi di informazione particolarmente attenta, un'opzione terapeutica che si chiama sorveglianza attiva, che non è altro che offrire al paziente la possibilità di ritardare il trattamento cruento, prostatectomia radicale, radioterapia, al momento della progressione di malattia. Quando la malattia, che al momento della diagnosi precoce iniziale viene definita clinicamente insignificante, quindi a bassissimo rischio di progressione, diventa nel tempo una malattia più aggressiva. È chiaro che sorveglianza attiva significa mettere in atto una serie di procedure calendarizzate in modo preciso, che si basano poi sostanzialmente sulla risonanza magnetica multiparametrica e sulla ripetizione delle biopsie, e il paziente deve accettare questo tipo di monitoraggio invasivo per ritardare il più possibile il trattamento. Dottor Francesca, mi richiamano all'ordine, quindi devo fare il giudice severo. Perfetto. Era la conclusione. Perfetto. Grazie. Grazie mille. Professor Selli, a lei la parola. Intanto desidero ringraziare anch'io sentitamente il professor Beltram perché ci ospita in questa prestigiosa e bellissima sede, e la dottoressa Mancino che già altre volte ci ha organizzato queste importanti riunioni e che oggi sensibilizzano sulla necessità di fare una diagnosi di carcinoma prostatico. Ho portato con me alcune diapositive che utilizzo spesso sull'uso del PSA, di cui tanto si parla, se ne è parlato nella conferenza stampa in prefettura, e sull'uso della biopsia prostatica, che sono le principali armi che abbiamo. Il PSA è una proteasi, cioè è una sostanza che in natura serve a colliquare il coagulo seminale per facilitare la mobilizzazione degli spermatozoi, e ha numerosi usi sia nella diagnosi che nello screening che nel follow up dei vari pazienti che hanno patologie prostatiche. Però vi sono delle condizioni che possono determinare un aumento spurio del PSA, tutto ciò che traumatizza abbastanza violentemente la prostata, come per esempio la biopsia prostatica che perfora le ghiandole, oppure una precedente terapia endoscopica della prostata, la prostatite, l'infiammazione acuta è il principale motivo di innalzamento del PSA, l'infarto prostatico, i grossissimi adenomi possono avere una piccola zona necrotica, di cui l'infarto della prostata, l'età avanzata, sicuramente la clearance renale è diminuita, e anche il ciclismo amatoriale spinto, oltre 50 km al giorno in bicicletta, e anche pare l'attività sessuale ripetuta. Per contro esistono alcuni farmaci che abbassano falsamente il PSA, sicuramente gli antiandrogeni e anche gli inibitori della 5-alfa reduttasi utilizzati nella terapia dell'ipertrofia prostatica benigna, per cui i valori normali si dimezzano, nonché la chirurgia dell'ipertrofia prostatica benigna che lascia poco parenchima prostatico e la prostatectomia radicale che non ne lascia niente e dopo la quale il PSA dovrebbe dimezzarsi, qualsiasi persistenza è indice di chirurgia incompleta. Esistono tante forme di PSA. Totale, libero, possiamo fare il rapporto tra totale e libero, possiamo vedere come cresce il PSA nel tempo, come si comporta il PSA in rapporto al volume, possiamo considerare un precursore il PSA che è il pro-PSA. PSA infatti dosato può essere in 30% libero e in circa il 70-90% legato a alcuni vettori proteici, essenzialmente all'alfa-chimotripsina. Normalmente nella ghiandola normale ipertrofica alla vostra sinistra la membrana basale è intatta e il PSA libero è abbastanza elevato, in quanto per motivi non ancora ben conosciuti ma legati al fatto che il carcinoma origina dalla parte periferica e l'ipertrofia dalla parte transizionale, cioè centrale della ghiandola, nel carcinoma abbiamo valori di PSA libero più bassi e inoltre vedete come la membrana basale nel carcinoma si interrompe, per cui basta un grammo di carcinoma per avere livelli elevati, oltre 10 nanogrammi millilitro di PSA, mentre soggetti con 100 grammi di adenoma magari hanno un PSA normale, anche perché le ghiandole neoplastiche finiscono a fondo cieco e quindi l'enzima stravasa nel sangue, mentre le grandi ghiandole hanno tutti i loro dotti per cui il PSA va nel fluido prostatico. Quindi possiamo avere un PSA complessato con alfa-chimotripsina, un PSA libero che a sua volta comprende il pro-PSA, il PSA dell'ipertrofia e il PSA intatto. Giocando con formule matematiche possiamo vedere di migliorare questa nostra capacità diagnostica, per cui esiste una formula che si chiama PHI, Prostate Health Index, in cui
combinando il PSA libero, il PSA totale e il pro-PSA si può avere una maggiore accuratezza diagnostica e quindi evitare un certo numero di biopsie inutili, particolarmente nei soggetti cui il valore del PSA è compreso fra 4-10 nanogrammi per millilitro. E come pure c'è il più recente score 4K, il PSA è una callicreina, quindi se combiniamo il PSA libero totale intatto e una callicreina possiamo migliorare la nostra capacità diagnostica. Esistono anche marker diversi, cellulari ancora più sensibili, che si dosano nelle urine dopo un massaggio prostatico. Uno è il PCA3, che è un RNA non codificante, e l'altro è l'igiene di fusione tra una proteasi transmembrane o un oncogene che è presente nelle cellule neoplastiche. Quindi, volendo, possiamo fare tanti test diagnostici. Ovviamente ogni test implica un aumento dei costi, quindi si utilizzano solo dopo una biopsia negativa o nei soggetti che hanno valori di PSA persistente elevato ma non ancora una diagnosi sicura. Le linee guida del PSA vi sono quelle delle società europee e americane di urologie, esistono quelle delle società dei medici degli Stati Uniti, australiane, canadesi e anche degli urologi ospedalieri italiani. Quale seguire? Diciamo che la società americana di urologia, come vi diceva prima Francesco Francesca, raccomanda contro lo screening del PSA negli uomini che hanno meno di 40 anni e non raccomanda nello screening di routine negli uomini tra i 40 e i 54 anni con rischio medio, però quelli con familiarità o quelli di razza nera possono essere screenati. E nei soggetti dai 55 ai 69 anni dove vogliamo fare uno screening bisogna valutare i benefici di prevenire un cancro su ogni 1000 persone studiate in un decennio contro i noti effetti collaterali legati alla biopsia e al trattamento. Inoltre, l'intervallo previsto è di 2 anni, meglio che ogni anno. Inoltre non va fatto lo screening in soggetti oltre 70 anni di età oppure che non abbiano un'attesa di vita superiore a 10-15 anni. E in questa Cochrane Review fatta a Oxford, in cui sono stati studiati e messi insieme i dati di tutti gli studi, quello europeo di Fritz Schroeder, di cui ha accennato Francesco, ma anche altri 4 studi americani, la conclusione è che totalmente, malgrado lo studio europeo riportasse questa riduzione 21% della mortalità specifica, mettendo insieme a tutti gli altri studi, lo screening non è raccomandato di massa. Infatti uno screening di massa, cioè promosso dalle autorità sanitarie, non è raccomandato in nessun paese del mondo. Si parla di screening opportunistico, che è una brutta parola, direi centrato sull'individuo, cioè individui coscienti o in cui il medico di medicina generale individua la necessità di uno studio, mettiamo per familiarità o per livelli persistentemente elevati del PSA in una prima biopsia, possono essere studiati e biopsiati. E questa Cochrane Review dimostrava appunto che lo screening è associato inevitabilmente a un maggior numero di diagnosi, a neoplasie di minore importanza clinica, e però l'effetto sulla qualità di vita può essere talora significativo, perché può peggiorare la vita una volta che si è fatta diagnosi, quindi terapia di carcinoma. E le linee guida europee dicono che il PSA può essere fatto, se si vuole, tra i 40 e i 45 anni, se è di sotto un nanogrammo, si ripete ogni 4 anni, se è al di sopra, se è al di sotto, ogni 8 o più anni, e ovviamente anche qui soltanto in pazienti con più di 10 anni di attesa di vita. La biopsia prostatica, ecco, non è una procedura semplice, bisogna parlarne con cognizione di causa. Consiste in un'agobiopsia ripetuta. Quando viene indicata? Nei soggetti in cui l'esplorazione rettale indica un aumento di consistenza della ghiandola, oppure l'ecografia in una zona ipoecogena e soprattutto la risonanza multiparametrica adesso ci dà delle aree a sospetta insorgenza di carcinoma. E se il PSA è superiore a 10 o in quest'area grigia fra 4 e 10, ma con un rapporto libero totale basso, cioè inferiore a 20 o 15%. La biopsia può essere fatta per via transrettale e transperineale, per solito transrettale coguidata, oggi circa 12 prelievi. La biopsia di saturazione, che aumenta l'incidenza di diagnosi, implica però un'anestesia generale perché non può essere fatta in anestesia locale. Il futuro sarà la biopsia di fusione, in cui è possibile con un software, che speriamo di acquisire ancora a Pisa e in arrivo, ci ha promesso il direttore generale ma non si è visto, di fondere un'immagine ecografica con un'immagine di risonanza magnetica pur multiparametrica, perché eseguire la biopsia in ecografia è semplice, in risonanza occorrono aghi paramagnetici e un tunnel ristretto, in cui probabilmente con questa biopsia
diffusione, riusciremo a migliorare la nostra diagnosi perché effettueremo delle biopsie nelle zone sospette e non random. Vedete gli schemi che aveva fatto vedere Alessandro Paolicchi e alcuni aspetti pratici. Solo la biopsia porta la diagnosi, tutte le altre presunzioni sono teoriche, anche un PSA di 1000 non è sicuro che sia carcinoma prostatico finché non c'è un prelievo bioptico, almeno per il sistema sanitario italiano. Bisogna preparare l'intestino, assumere dei chinolonici, si prelevano questi frammenti con ago TruCut in anestesia locale e le incidenze sono tutto sommato abbastanza basse. E comunque, se dopo questo primo mapping vi è una persistenza all'indicazione, è indicata la ripetizione, eventualmente si può fare nel frattempo la PCA3 o i geni di fusione per restringere il campo delle biopsie ripetute. Esistono due condizioni che indicano una ripetizione rapida della biopsia, in Italia dopo 6 mesi, in Germania la settimana dopo, ma la nostra tolleranza è diversa, cioè il PIN, che è la neoplasia localizzata intraepiteliale, e la cosiddetta iperplasia atipica. E quindi occorre anche seguire alcune precauzioni pratiche, bisogna sospendere gli anticoagulanti, l'ASA forse no, ripulire il retto e seguire una terapia con chinolonici, non prendere i FANS i giorni successivi, però possiamo avere una serie di complicanze, alcune soltanto psicologicamente fastidiose, come per esempio la emospermia è molto frequente, una certa ematuria può essere anche presente per anche un mese. Esistono delle complicanze gravi, l'1% per ora di febbre elevate, ma ahimè si assiste a un aumento di resistenza ai chinolonici, quindi le complicanze effettive della biopsia col tempo andranno ad aumentare, inoltre vi può essere ritenzione urinaria acuta, emissione di coaguli con le urine e talvolta macroematuria persistente. Se mi avanza un minuto, Alessandro, vorrei parlare di chemioprevenzione. Dice, perché non preveniamo il carcinoma con la terapia ormonale? E sono stati fatti 2 studi con i farmaci utilizzati per l'ipertrofia prostatica benigna perché danno un effetto collaterale tutto sommato accettabile, mentre gli antiandrogeni puri o combinati danno effetti collaterali troppo gravi. Entrambi hanno portato risultati negativi. Cioè, il primo studio con la finasteride ha ridotto l'incidenza del carcinoma nei trattati rispetto al placebo del 25%, però ha portato un aumento di quelli di gradazione istologica elevata, senza alcuna sopravvivenza documentata, differenza nella sopravvivenza globale. Lo studio REDUCE più recente sulla dutasteride, che è un inibitore più potente in quanto inibisce entrambi i coenzimi, al quale abbiamo partecipato anche noi urologi pisani, riduce la prevalenza anche qui del 24%, ma non portava a differenza dell'incidenza dei tumori di Gleason superiore a 7. Quindi bisogna essere attenti al carcinoma prostatico. È asintomatico, prima o poi tutti i maschi italiani faranno un PSA passati 50 anni, non è ancora promosso dalle autorità sanitarie nazionali. Una volta effettuato il dosaggio del PSA abbiamo tante opzioni, la sorveglianza attiva, alla chirurgia bisogna passare inevitabilmente attraverso la biopsia. La biopsia è saldamente nelle mani dell'urologo, salvo che i radiologi con la risonanza magnetica multiparametrica e con la biopsia intrarisonanza magnetica possano assumere poi un ruolo più importante e più specifico. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professore. Allora concludiamo con la professoressa Payar, che ci parlerà dell'approccio radioterapico. Su e giù, per scorrere. No, però per metterlo lì. Com'è che si mette? Perché? Buongiorno a tutti, volevo ringraziare Marisha Mancino per l'invito, il professor Beltram per la splendida ospitalità in una sala così prestigiosa. In quanto radioterapista io mi soffermerò soprattutto per quanto riguarda il ruolo della radioterapia nel trattamento del carcinoma prostatico. Abbiamo sentito come a fronte di un'elevata incidenza, che negli ultimi anni si è addirittura raddoppiata in funzione dell'invecchiamento dell'età della popolazione, soprattutto per la maggiore attenzione e la diffusione del dosaggio del PSA, in realtà il tumore prostatico sia un tumore estremamente eterogeneo, conforme per lo più a decorso estremamente indolente. Quindi,
Quando è che decidiamo di trattare? Perché ancora oggi in realtà non abbiamo in mano delle armi che a priori ci possano aiutare a discernere quelle che sono le forme cosiddette indolenti da quelle aggressive che necessitano di un trattamento. Per questo sono state elaborate una serie di classificazioni al fine di raggruppare i vari pazienti a seconda una serie di parametri, quali essenzialmente l'estensione della malattia e parametri legati all'aggressività, quali i livelli di PSA e le Gleason score, al fine di guidare e aiutare il professionista e gli specialisti del settore a scegliere quella che dovrebbe essere la terapia più appropriata nel trattamento di questa neoplasia. Una volta quindi fatta diagnosi e deciso di intraprendere una terapia, le opzioni che si pongono davanti sono essenzialmente rappresentate dalla chirurgia e dalla radioterapia. Relativamente alla radioterapia, questa può essere impiegata o successivamente all'intervento chirurgico, come una radioterapia cosiddetta adiuvante post-operatoria in determinate situazioni o di salvataggio, oppure una radioterapia di tipo esclusivo, più o meno in combinazione con l'ormonoterapia, sotto forma di radioterapia con fasci esterni, come vedremo, oppure di brachiterapia. Fatto sta che la radioterapia nell'ambito del tumore prostatico trova indicazione in tutte le fasi, sia nel caso di una malattia localizzata che localmente avanzata, a rischio basso, intermedio o alto, e addirittura anche nella malattia metastatica al fine della palliazione di determinati sintomi legati a localizzazioni prevalentemente a livello osseo, a masse linfonodali. Ma cos'è la radioterapia? Ovviamente è una disciplina che impiega le radiazioni ionizzanti per la cura dei tumori. Nell'accezione comune, quando si parla di radioterapia, generalmente si pensa a un trattamento che viene offerto a pazienti nella fase terminale o tardiva della loro malattia, ma in realtà la radioterapia oggi rappresenta un'arma con finalità curative per la maggior parte dei tumori solidi, tra cui anche il tumore della prostata. La radioterapia nell'ambito del tumore prostatico, soprattutto per quanto riguarda la malattia localizzata, in casi selezionati può essere effettuata con la modalità cosiddetta brachiterapica, che consiste nell'inserimento nel contesto della ghiandola prostatica stessa di fonti di isotopi radioattivi che rilasciano la loro dose radiante in maniera localizzata alla prostata con massimo risparmio di quelle che sono le strutture sane circostanti, che in questo caso sono rappresentate essenzialmente dal retto e dalla vescica, come abbiamo detto, per il rischio di cistite attiniche oppure di una tossicità a livello rettale. Questa metodica ovviamente offre il vantaggio di erogare il massimo della dose sul volume bersaglio, in questo caso rappresentato dalla prostata, con risparmio del retto e della vescica. Tuttavia i risultati ovviamente sono molto elevati, soprattutto nella malattia cosiddetta localmente localizzata. Tuttavia può essere impiegata solamente in casi selezionati e soprattutto quando abbiamo a che fare con volume prostatico relativamente piccolo e quando non vi siano interferenze di natura meccanica rappresentate dall'arco pubico che potrebbero rappresentare un ostacolo all'inserzione e al posizionamento di questi preparati radioattivi, che generalmente vengono posizionati per via transperineale sotto guida ecografica attraverso un template. E infine c'è la radioterapia con fasci esterni, che è quella sicuramente di più uso comune. Quello che mi preme sottolineare è che negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 15 anni, si è assistito a un notevole e importante sviluppo tecnologico in questo ambito, che ha portato alla diffusione, ormai nella gran parte dei centri di radioterapia, di macchinari che sono oggi in grado di erogare dosi di radiazioni estremamente conformate, scolpite su quello che è il volume da irradiare. E anche queste metodiche ovviamente ci permettono come vantaggio di raggiungere livelli di dosi estremamente elevati a livello prostatico, che fino a circa 10 anni fa era impensabile di poter ottenere con le metodiche tradizionali, e di risparmiare quindi nel contempo il retto, soprattutto la parete anteriore e la vescica, attraverso la cosiddetta radioterapia a intensità modulata, un'evoluzione ulteriore che attualmente rappresenta un po' lo standard nel trattamento di queste terapie, la cosiddetta radioterapia guidata dalle immagini, che consiste nell'acquisizione durante la fase di trattamento, prima dell'erogazione vera e propria della radioterapia,
Nell'acquisizione di immagine, le macchine più moderne essenzialmente sono dotate di dispositivi che permettono l'acquisizione di immagini simili a quelle della TAC, che vengono utilizzate per comparare con quella è la TAC di centraggio su cui viene elaborato il piano di trattamento. Questi dispositivi permettono di assicurare una maggior precisione durante la fase di erogazione, perché l'elemento cruciale nel trattamento radioterapico è che in realtà durante la fase di trattamento vero e proprio si riesca a riprodurre quelle che sono le condizioni geometriche di posizionamento su cui sono state elaborate le curve di isodosi e la distribuzione della dose radioterapica. Questi sono un esempio delle immagini che vengono acquisite in questa fase. Un'evoluzione ulteriore è rappresentata, e qui mi fa piacere presentare questo sistema, ma non è senza dubbio l'unico, dal momento che è in uso anche presso il nostro reparto dell'AOP di radioterapia. Si tratta di un sistema che prevede il posizionamento di alcuni microchip nel contesto della ghiandola prostatica stessa, che consente praticamente di poter monitorizzare durante la seduta stessa di radioterapia le varie posizioni che assume l'organo durante questo intervallo di tempo, in modo tale da poter personalizzare, modificare, variare l'erogazione della dose in modo da essere sempre certi che sia concentrata nei punti che vogliamo effettivamente irradiare. Tutto questo ha grande importanza perché la possibilità di essere così precisi ha due risvolti fondamentali. Da una parte ci permette di essere più limitati nei volumi da irradiare, e la precisione ci consente comunque di mantenere un ottimo controllo locale di malattia, e d'altra parte la riduzione dei volumi ci permette di essere più conservativi e di ridurre la dose a livello soprattutto del retto e della vescica, che come abbiamo già sentito la tossicità a questo livello può rappresentare può comportare la comparsa di disturbi e sintomi estremamente invalidanti o che comunque possono impattare sulla qualità di vita di questi pazienti. Sicuramente con la diffusione di queste metodiche l'incidenza di queste evenienze si è decisamente ridotta, e anche durante il trattamento stesso a oggi è abbastanza infrequente vedere tossicità rilevanti. La cosa importante quando abbiamo da decidere su che tipo di trattamento intraprendere per il carcinoma prostatico sicuramente deriva dalla possibilità di una integrazione, una valutazione dei vari casi con i vari specialisti del settore, ovvero la decisione deve essere sempre di più una decisione di tipo multidisciplinare, e la terapia non esiste una terapia che va bene in senso assoluto per tutti i pazienti, ma deve essere valutata in modo da essere personalizzata e scelta in base a diversi parametri, caso per caso, in relazione anche a quella che è l'aspettativa del paziente. E con questo vi saluto. Grazie professoressa. Grazie, io inviterei dalla sala a fare domande, come diceva il professor Beltram prima, anche se esulano un pochino dal contesto della relazione, perché è questa proprio l'anima di questo incontro. Sono molto contento di aver partecipato, perché effettivamente è stata una seduta interessante. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che in questo momento io mi sto occupando sulla prevenzione, diagnosi eccetera precoce dei tumori, e mi sono imbattuto in una metodica che in Italia era usata moltissimi anni fa, che era la termografia. La termografia a quei tempi non serviva a nulla, perché era una termografia analogica. Oggi siamo di fronte a dei teletermografi digitali, i quali permettono di calcolare un delta, cioè hanno una sensibilità, di 8 centesimi di grado. Quindi vi rendete conto che differenza c'è. I tumori, lo sappiamo tutti, hanno un aumento della vascolarizzazione, una neoangiogenesi e tutto il resto. E soprattutto a livello della mammella, sembra, perché andrà confermato, di evidenziare delle prime alterazioni a livello biochimico e a livello cellulare, qualcosa di simile di quello che avviene in pratica con il Pap test. In realtà la diagnostica per immagine, per sua stessa definizione,
evidenzia degli aggregati cellulari, cioè un insieme di miliardi di cellule tumorali. E quindi è comprensibile perché in certe situazioni si arriva sempre in ritardo. Professore, se ci fa... Con questo ho concluso, quindi vi invito, grazie. Se c'è qualcuno che si vuole interessare di queste problematiche, grazie. A farsi avanti. Grazie. Ci sono altre domande dalla platea? Dottor Figlini. Dottor Figlini, perfetto. Cattivo? Perfetto. No. Cattivissimo. Siamo pronti. Intanto ringrazio per l'invito, per la partecipazione e il dottor Beltram sicuramente. Io faccio il presidente dell'Ordine dei Medici, certo. Quindi oltre che il medico di famiglia. Poi oltre che altre cose. Oltre che altre cose, ma questo non è. Allora, due cose. Uno, mi riferisco a quello che aveva detto all'inizio, tumori del testicolo. È vero, c'è un aumento, ma considera che non esiste più la medicina scolastica e le visite militari. Che porta, e questo è una. E ci sono quelli che non facendo la visita militare prima si trovavano tantissimi criptoi, ora non c'è più e quindi non c'è più prevenzione. Questa forse è prevenzione vera, manca. Dici perché? Hai ragione perfettamente, è quello che avrei voluto dire. Al di là dei pesticidi, certo. Al di là di tutto, ma l'aumento dei tumori testicolari è dovuto alla mancata diagnosi sia della medicina scolastica prima e soprattutto delle visite a 18 anni a militari, perché prima le facevano e venivano... Infatti noi vediamo persone di 50 anni, di quasi 30 anni. Non se ne rende conto, come mai? Beh, ma al di là di questo... Poi faccio un'altra domanda a questo punto agli specialisti. Io vorrei capire esattamente a questo punto PSA sì, PSA no, perché questo è un problema veramente importante. Io sono d'accordo su quello che hanno detto e l'hanno detto, sono riuscito forse perché faccio anche un po' di dottore a capire esattamente le statistiche o cosa volevano dire. Però non è semplice al paziente dire... PSA sì, PSA no, perché lo sapete anche voi, viene da voi e vi dice ma lo devo fare il PSA sì o no? In genere lo specialista, dico io, lo faccia, poi viene dal medico di famiglia, se lo fa e diventa 5-6, si va nel 90% in paranoia, perché quello lo vuoi rifare dopo 2 mesi, ha senso, non ha senso. Dopo 6 mesi lo rifà, faccio la biopsia, non faccio la biopsia, con tutte le complicanze che portano alla biopsia, considerando poi che gli studi nella mortalità, ma questo vorrei una conferma da voi, a distanza di 5 anni, quello degli, in America, la mortalità è la stessa fra gli operati e i non operati e i trattati, con una qualità di vita veramente sicuramente migliore nei non trattati. Niente, mi sembra di aver posto, vorrei una risposta perché un'altra cosa, proprio perché come Presidente d'Ordine dal punto di vista legale non è mica facile, le linee guida, quali linee guida dobbiamo utilizzare? Dice ora la legge Gelli, diciamo così, carissimo amico, fra l'altro iscritto all'Ordine di Pisa, il Ministero farà le linee guida. E se si seguono le linee guida in qualche maniera, ma ci sono linee guida ora? Quelle quali? Australiane? Che per noi che valore hanno? Quelle americane? Quelle inglesi? Non ci sono delle linee guida certe. E quindi fra il non farla e farla, poi ci sarà sempre un giudice che ti dirà non gliel'hai fatta, e se l'hai fatta e aveva 10 e non hai proseguito. Quindi anche questo è un altro problema che abbiamo in Italia, non indifferente. Grazie. Poniamo la risposta al dottor Francesca. Se il PSA avesse un valore predittivo negativo ottimale, io faccio il PSA, lo basso, sto tranquillo. No. Perché ci sono molti tumori della prostata che non esprimono il PSA e sono tumori particolarmente aggressivi, quindi il valore predittivo negativo del PSA non può essere utilizzato come tranquillizzante per il paziente. Quindi qual è il gioco, qual è il punto nodale? È informare il paziente che se fa il PSA e questo fosse alterato dovrà fare poi una cascata di indagini diagnostiche anche invasive come la biopsia prostatica, forse se loro ci dessero una mano un pochino più convinta con la risonanza magnetica multiparametrica andremo a selezionare probabilmente i tumori più aggressivi, ecco che oggi possiamo già dire, riusciamo a distinguere il leone dal gatto.
fatto. Il problema è informarlo di tutto questo, però una nota esemplificativa per certi versi. Nello studio multicentrico europeo, quello di 180.000 pazienti reclutati, che ha dimostrato che la mortalità si riduce, molti italiani, un gruppo fiorentino molto forte di epidemiologia ha partecipato, facevano il PSA gli italiani. Il 75% di questi non ha fatto poi la biopsia nonostante il PSA fosse elevato. Ecco l'incongruenza. Allora, se vogliamo fare prevenzione di massa seria, facciamo il PSA, poi dobbiamo essere coerenti e fare le biopsie. Quindi è veramente un argomento tosto, non c'è una risposta definitiva su questo. Bisogna informare il paziente e sforzarci di farlo. E posso rispondere al dottor Figlini per quello che riguarda il tumore testicolare? Hai pienamente ragione, sono venute a mancare delle basi di prevenzione, e ti dirò di più, che mancano anche in questo momento per un altro motivo, e cioè perché non esiste una visita obbligatoria, per questo è fondamentale la campagna di informatizzazione, e poi perché purtroppo l'infertilità maschile, noi vediamo soggetti che vengono per la ricerca della prima gravidanza a 35-40 anni, non è più curata dall'andrologo, dall'urologo o dal medico di medicina generale, dal medico di famiglia, come mi piace dire, dal medico personale, come diceva Maricia prima. È curata dai centri di procreazione medicamente assistita, contro i quali non ho assolutamente niente, ma viene bypassata in pieno la diagnostica maschile, peraltro con una spesa enorme alla comunità. E un impegno dal punto di vista femminile veramente notevole per quello che riguarda la terapia con massiccia, con gli ormoni. Purtroppo questo non si verifica da tutte le parti, ma in molte parti sì, e sento dire come proprio frase ripetitiva che per la procreazione medicamente assistita basta uno spermatozoo, cosa che è assolutamente non vera, anche perché lo spermatozoo non è che venga dall'aria, viene dal miliare testicolare. Quindi, e la mancata cura della fertilità fa sì che moltissimi tumori testicolari non vengano diagnosticati. Poi ovviamente ci vuole una presenza costante delle associazioni. E già che ho la parola, posso fare una domanda a Francesco Francesca, che ha parlato e accennato alla sindrome metabolica per quello che riguarda le estrinsecazioni. Allora, Francesco, ti volevo chiedere questo. In letteratura ci sono anche delle evidenze interessanti sull'associazione fra prostatite e tumore prostatico, e siccome cresce a dismisura la malattia sessualmente trasmessa, in particolare nelle zone di atrofia prostatica da infiammazione, la presenza di macrofagi collegati al recettore per le androgene sembra proprio essere uno stimolo alla carcinogenesi, tant'è che il blocco farmacologico blocca la neoangiogenesi. Allora ti volevo chiedere qual è lo stato dell'arte di questi studi. Questi sono studi che facevano affermare alle linee guida di una società urologica italiana nel 2008 che c'era una possibile correlazione. Oggi non c'è più questa relazione concordata. Quindi oggi le infiammazioni croniche, le malattie, le infezioni delle vie seminali non rappresentano più un fattore di rischio condiviso per quanto riguarda l'insorgenza del carcinoma prostatico. Se posso aggiungere qualcosa, è stato un italo-americano, Angelo De Marzo, che all'inizio degli anni 2000 aveva propagandato molto questa atrofia infiammatoria e poi è caduta in disuso, tant'è che l'approccio logico al soggetto con PSA elevato nella zona grigia è spesso dare antinfiammatori, magari leggeri, magari vegetali, prima di procedere ulteriormente. Ma questa evidenza è venuta un po' meno con l'andare del tempo. Era stato proposto anche l'utilizzo dei FANS da parte del gruppo romano di Silverio, poi rapidamente è caduto in disuso. Quindi, come vediamo, è un continuo evolvere delle nostre conoscenze. Perché queste ricerche bibliografiche sono recentissime e si ritorna a questa. Ci sono altre domande? Dottor Cristofano? Io più che una domanda porto intanto i saluti della direzione aziendale per questa magnifica giornata. Quindi grazie al professor Beltram per questa magnifica location che sicuramente valorizza ancora di più i contenuti importanti che sono usciti.
Dopodiché a questo punto ne approfitto per ringraziare ovviamente la professoressa Bertozzi e il dottor Paolicchi e tutti i relatori. E poi per ringraziare molto le associazioni di volontariato, tutte le associazioni di volontariato, perché in questo momento storico, peraltro, di grande crisi economica, sicuramente vanno a coprire delle carenze del nostro sistema sanitario nazionale e sicuramente aiutano anche i soggetti istituzionali a migliorare le proprie performance e a migliorare invece anche l'empowerment del cittadino, le conoscenze del proprio stato di salute e quindi aiutano la promozione della salute e la cultura della salute nella cittadinanza, che è fondamentale in questo momento per conservare anche il nostro sistema sanitario nazionale così com'è, equo e aperto a tutti. E poi ringrazio, un ringraziamento particolare anche ovviamente alla Maricia, che ormai è da molti anni che lavora su questo doppio fronte, direi, nei progetti di promozione della salute promossi all'interno dell'azienda ospedaliera e invece come presidente della LIRT, quindi come presidente di una delle associazioni volontariato che più è attiva in questo momento sul territorio. Quindi grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie. Allora, prima di passare la parola alla dottoressa Mancino e all'ingegner Ghezzi, che oggi non è qui come vice sindaco, è qui come invece testimonial, direi che... Scusi, professoressa, non l'avevo vista, mi scusi. Io mi domandavo... Durante tutta la presentazione dei problemi del tumore della prostata, in che maniera le associazioni di volontariato possono fare tutto quel lavoro che hanno già fatto per quanto riguarda il tumore al seno? Cioè, rispetto al tumore al seno, proprio perché da tempo le associazioni di volontariato hanno sviluppato, in accordo ovviamente con i ricercatori, con i medici e con altre associazioni di volontariato, un linguaggio, diciamo, strumenti di informazione generale e generalizzata molto potenti per quanto riguarda il tumore al seno, anche appoggiate da quello che è la chiarezza degli screening di massa che noi abbiamo nel settore del tumore al seno. Peraltro anche questi discussi eccetera, ma ci sono. Ecco, per quanto riguarda la prevenzione secondaria del tumore alla prostata, da tutto quello che è stato detto questa sera non si evince una strada maestra, diciamo così, attraverso le quali le associazioni di volontariato possano fare uno sforzo quantomeno di informazione di massa. Questo noi non ce l'abbiamo ancora. E associazioni di volontariato maschili che si siano mossi a livello nazionale, europeo, su questo terreno sono molto poche. Io devo dire che ne ho incontrata una a livello regionale, un'altra a livello nazionale. Ecco, io credo che un salto di qualità anche per questo tumore, che è diventato anche questo un tumore assai diffuso e generalizzato, a partire da giornate importanti come quelle di oggi, come quelle fatte dalla Lega. Non dimentichiamo che la prevenzione del tumore al seno è partita da grandissime campagne fatte dalla Lega Tumori. Probabilmente dovremo ricominciare a fare grandi campagne come quelle che abbiamo fatte a partire dagli anni 60 per il tumore al seno. Grazie. Professoressa. Ovviamente mi immagino poi Maricia nel concludere
risponderà anche a questa sollecitazione. Di sicuro la collaborazione più stretta forse tra le varie componenti sanitarie e associazionistiche potrebbe ottimizzare gli sforzi e magari fornire un supporto maggiore alle richieste che ci sono. Già io in presentazione della giornata dicevo che per esempio per il tumore al seno erano stati organizzati ambulatori dove addirittura si facevano non solo visite ma anche ecografie, con uno sforzo enorme da parte di alcuni colleghi in collaborazione con l'associazione. Chissà che non si riesca anche a farlo per la patologia prostatica. Allora, due parole per dire che l'incontro di oggi, prima di dare la parola a Maricia e all'ingegner Ghezzi, che l'incontro di oggi ha una valenza veramente importante, come accennavo prima, ovviamente per il tema trattato, però è peculiare anche per, direi, la rara concomitanza di forze che si sono messe in campo per organizzare questa riunione. Quindi un ringraziamento sentito alla dottoressa Mancino, che è l'attivissimo presidente provinciale della LIRT e che porta avanti proprio direi l'obiettivo della LIRT, cioè quello della cultura della prevenzione oncologica, ma anche porta avanti la creazione di una rete di solidarietà, di attenzione, di informazione verso i pazienti, sia con l'associazione sia, come diceva Michele, in ambito proprio dell'azienda universitaria ospedaliera. E chiaramente un vivissimo ringraziamento al direttore della Scuola Normale Superiore, al professor Beltram. Non lo devo dire io, ma mi fa piacere dirlo, che è uno scienziato di fama mondiale, che esprime una eccellenza assoluta, veramente straordinaria, con un campo di interesse vastissimo e che ha anche, diciamo, tramite il laboratorio NEST che ha creato e che dirige sulle nanotecnologie in ambito di biofisica molecolare, e da qui direi veramente la grande apertura anche all'organizzazione di eventi come questo, quindi una collaborazione davvero straordinaria. Il messaggio che si evince da questa giornata è ovviamente, come diceva la professoressa Tongiorgi, anche in questo momento la necessità di applicare una strategia di prevenzione, sentiremo la dottoressa Mancino e l'ingegner Ghezzi, che sia il portato di un impegno soggettivo inserito però in un lavoro di equipe proprio finalizzato ad ottimizzare la qualità di vita del paziente, e si evince anche la necessità, io l'ho capito, mi sono scritta due appunti sentendo queste bellissime relazioni, di creare, dicevo, un accesso facilitato all'iter diagnostico e al trattamento multimodale di eccellenza, come per il resto nella nostra azienda veramente si può ottenere ed esprimere. Ecco, detto questo, io lascerei la parola all'ingegner Ghezzi e alla dottoressa. Allora, io vorrei soltanto sottolineare un aspetto. Qui oggi abbiamo cercato di riunire l'eccellenza nel campo della patologia prostatica. Abbiamo detto più specialisti, più settori, un incontro multidisciplinare. Ma personalmente non ho scelto i relatori di oggi soltanto in base a questo parametro. Ognuno di loro è stato scelto per un aspetto a me molto caro e anche al dottor Cristofano, come azienda ospedaliera pisana e alla LILT pisana, quella del privilegiato rapporto che tutte queste strutture e colleghi che qui sono presenti hanno con i loro pazienti. Il dottor Paolicchi è stato scelto come radiologo perché spesso è colui che accoglie il paziente. A tutti noi capita di dire: andiamo a fare un'ecografia per controllo. Io spero che molti di noi possano incontrare un dottor Alessandro Paolicchi che, dopo aver fatto l'ecografia, nell'indirizzare il paziente verso lo specialista che sarà competente a seguire quella patologia, metta la carica di umanità che lui pone con tutti i suoi pazienti. La stessa cosa vale per
gli urologi, per il professor Sella, per il professor Selli e il dottor Francesca, che sono presenti stasera, per Antonella Bertozzi con il suo centro. E la stessa cosa vale per la mia direttrice, per Fabiola, che ha un rapporto, anche se è arrivata da poco, ha un rapporto molto particolare con tutti i nostri pazienti. Questo Michele lo sa bene e il dottor Figlini condivide in pieno tutto ciò. È un fiore all'occhiello della nostra azienda che forse negli ultimi anni è stato un po' abbandonato, una critica forse che viene da molti dei nostri pazienti, che il paziente gira da uno specialista all'altro non sentendosi più al centro del percorso. Ecco perché il mio medico personale deve far riflettere tutti noi. Per l'altra osservazione invece della professoressa Tongiorgi, io penso che le associazioni debbano sempre di più essere a contatto con gli specialisti all'interno delle strutture, come sta cercando di fare la LILT all'interno della radioterapia con i propri volontari e con tutte le proprie forze. E che ogni associazione non debba andare separatamente da tutte le altre, ma che ci debba essere sempre un momento di confronto per far rete fra tutti noi, perché le stesse cose non vengano fatte ripetute da più associazioni. Se invece riusciamo a lavorare veramente a contatto con gli specialisti dentro le strutture, quindi non più il volontariato e anche il messaggio della regione, non più il volontariato al di fuori dell'azienda ospedaliera, ma all'interno dell'azienda ospedaliera, probabilmente riusciremo anche a fare della buona prevenzione. E a questo punto, ringraziando ancora tutti, lascerei la parola al nostro testimone, al Paolo Ghezzi. Io intanto ringrazio, mi associo, non nomino nessuno, se no passano due minuti a ringraziare tutti. Mi era stato detto, prova a fare una sintesi, possibile, poi ne hanno già fatte due e quindi la terza sarebbe assolutamente ridondante. L'unica cosa poi di cui sarei in grado di fare sintesi sono l'apprezzamento per la nota musicale attribuita al professor Beltram, il fa che condivido in pieno, e su quanto ha detto la Presidente all'inizio nella sua introduzione, ovvero una campagna difficile, ed è vero, è proprio una campagna difficile e vi posso anche provare a spiegare perché. Io sono cresciuto in questa città e ho sentito parlare spesso di mammografie, di pap test, di visite ginecologiche. Ciascuno di noi ha figli, nipoti e sicuramente avrà passato tutta una serie di visite odontoiatriche in cui si cerca di correggere la dentatura, perché questo previene poi tutta una serie di questioni estetiche, di postura e quindi di conseguenze successive. Una prevenzione, diciamo, molto molto consolidata, in parte ormai assorbita, soprattutto nel genere femminile, come è stato detto più volte. E invece noi maschietti come la prendiamo? Beh, io so per certo, anche confrontandomi con i miei amici, i sorrisi, le battute, perché noi siamo maschi, no? Noi siamo forti, noi non possiamo pensare a debolezze, soprattutto a debolezze di certi tipi. Ma la dottoressa Bertozzi sa quanti maschi forti in realtà hanno necessità di superare le battute, di superare i sorrisi. Poi magari fra di noi ce li facciamo, no? La battuta c'è sempre. Questo rende difficile la campagna, io lo so bene. So bene di aver messo la mia immagine associata a una campagna difficile, difficilissima. Però non conosco nessuno, e poi i numeri che ho sentito dire dovrebbero far riflettere, che sorride, che fa battute quando si imbatte in quell'uno su 500, perché 200 su 100.000 fa 1 a 500. Detto 200 su 100.000, bah, insomma, ma 1 su 500 è un'altra cosa. Allora non conosco uno che sorride quando si imbatte in ambito familiare, personale, delle amicizie, in questa, diciamo, familiarità con la malattia nuova. E meno che meno se siamo 1 su 21, sentito bene? E allora c'è da lavorare. E questa è una campagna difficile, ma è una campagna che va fatta. Ed è ancora più difficile perché quello che diceva la professoressa Tongiorgi è vero. Quando si fa una campagna si dice fate questo perché è utile, fate questo perché è giusto, fate questo perché aiuta, perché previene.
Allora essere qui oggi significa anche questo. Io mi rivolgo agli esperti perché io ci posso mettere l'immagine e dare tutta la mia disponibilità, però questo decalogo, fra virgolette, o questi tre punti chiari da comunicare, dobbiamo impegnarci tutti a tirarli fuori. Perché se è vero che è il terzo tumore mortale, signori miei, bisognerà pur capire qual è la strada della prevenzione, davvero, e quali sono quelle cose giuste, semplici da comunicare in una campagna come questa. Perché siamo agli albori, bene. Vuol dire che tutti noi che ci siamo ritrovati qui oggi abbiamo una responsabilità, ci assumiamo una responsabilità per il domani. Non sono appunto oggi strumenti, bisogna riuscire a metterli. E quando noi facciamo la campagna e la comunichiamo, dobbiamo riuscire a dire qualcosa di semplice e anche col sorriso, nonostante la drammaticità del tema, che però ci porti anche a dire è giusto fare questo. O comunque la cosa migliore da fare. Non ci sarà certezza, forse ci sarà ridondanza, forse ci sarà un percorso che va detto chiaramente che poi in molti casi per fortuna non è niente, per fortuna non è niente. Ma se c'è un sintomo che ci consente in quel grande mare di niente di trovare ciò che ogni tanto è giusto scoprire prima, è giusto sforzarsi e dire, anche perché a basso costo magari un esame come il PSA, che forse è giusto farlo. Io non sono certo io che lo devo dire, però sicuramente è qualche cosa che dobbiamo dirci. E poi dobbiamo parlarne bene, con tante modalità diverse, andando a toccare, io te lo dico sempre, anche persone diverse da quelle direttamente coinvolte in ambito scientifico, in ambito tecnico, in ambito diagnostico. Dobbiamo parlarne a coloro che devono fare cultura personale di prevenzione, devono acquisire quella cultura che li porta dopo età, a fare prevenzione della cosa più probabile in quel momento. E forse questa campagna aiuta sicuramente, perché fa parte di quella comunicazione che dobbiamo fare ai giovani, quelli che poi quando arriveranno a 40 anni saranno coloro che sentiranno quasi in maniera naturale la necessità di assumere in quel caso una prevenzione adeguata per un determinato tipo di rischio che è associato anche all'età che passa. A 18 anni si deve fare prevenzione per altro, ma la cultura si crea. A 18 anni bisogna fare prevenzione per l'uso corretto magari del motorino, per andare bene in macchina, per non fare consumo di droghe e di alcol. C'è prevenzione da fare, una cultura da creare. Poi passa l'età e si fa prevenzione per altro, ma la cultura è quella profonda che porta poi ad approcciarsi in maniera corretta di fronte a quelle che sono le necessità di tutela e che poi fanno riferimento al Servizio Sanitario Nazionale. Questa cultura, che poi fa insomma afferenza agli stili di vita, è quella che secondo me ci porta a dire che quella campagna con queste immagini, che poi magari rifaremo, non lo so, le cambieremo, però dice, abbracciando due cagnolini, prendiamoci cura di noi, ma stringe i cagnolini. Prendiamoci cura di noi prendendo cura degli altri. Significa essere proattivi nei confronti della società in cui viviamo. Significa tutelare se stessi aperti all'aiuto verso gli altri. E allora, forse anche per questo che mi avete individuato qualche anno fa, io promuovo da anni il dono del sangue, il dono del midollo, la cultura del dono, donarsi agli altri. Prima di tutto significa anche preservare se stessi. Perché preservando se stessi si può essere davvero utili. E quando c'è bisogno dell'aiuto degli altri, questa cultura del dono ci viene incontro e ci consente di trovare questa rete solidale di cui parlo spesso e tanto volentieri, che se non la si crea, essendo partecipi in prima persona, si rischia solo di volerla pretendere, senza essere poi attori veri, attivi e in qualche misura partecipi della costruzione di questa rete solidale. E allora concludo dicendo, io apprezzo tantissimo il fa che è stato attribuito al professor Beltram e mi piace pensare che in questo pentagramma noi tutti dobbiamo mettere altre due note, il do e il mi, però invertite, mi do, mi offro, mi dono e in qualche misura attraverso questo offrirsi possiamo fare in modo anche di prenderci cura di noi stessi. Grazie. Operaio.